Buongiorno, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz con un maturando americano, perché questo signore è una star nella NBA ormai, no? Detti Bryant. O Gabriele Detti, Kobe Bryant, tutto insieme. Insomma, sì, l'altezza c'è, il fisico c'è. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti. Che si fa con questo look da spiaggia qui in quel di... Niente, il sole... Finalmente è arrivato, ci permette di andare in giro senza maniche, sì, cappellino, occhiali. Come si dice a Torino, i garula? O gli sboroni, detto in termini italiani. Come si fa a Livorno? Sì. Com'è andata sta matura? È andata. Intanto ti metto a te. Adesso non esageriamo. Questo sarebbe... Normalmente io indosso le cuffie più che il... Ti abbiamo portato il cappellino. Beh, insomma, non divaghiamo. Com'è andata questa maturità? Beh, è andata. Ora... Adesso c'è però l'esame più difficile. Sì, aspetta. Intanto aspettiamo lunedì i risultati della maturità, che è altrettanto importante. Gregorio ha detto che deve andare a Roma a vederle. No. Chiamiamo qualche bella ragazza che era a fare l'esame con noi e ci facciamo dire. Hai capito, le belle ragazze. Hanno avuto occasione di avere un rapporto vicino a voi, no? Sì, erano un po' più là, noi facevamo l'esame e loro facevamo l'esame anche loro. Pazzesca. Ma come sei andato vestito? Con la giacca, la cravatta, insomma, più istituzionale? Oppure, insomma, hai mostrato tanto fisico? Pantaloni lunghi e scarpe. Però magliettina classica, non può mancare. Hai avuto un po' di emozione, no? Hai dormito la notte? Sì, tranquillissimo. Non come una gara nel nuoto che ti viene la palpitazione. Sei un po' da palpitazione, no? Io no. No, sei tranquillo, sereno, no? Magari mezz'oretta prima della gara inizio a... Però no, direi... Ma che stavolta non ti abbiamo visto col tuo fido... Sparring partner. Gregorio, Greg. Dopo 846. Era una sitcom carina, no? O avete divorziato? Tornerà. O avete divorziato? O c'è stato qualche problema? Insomma. No, che problema? L'unico problema è che dopo la dichiarazione di Zeke, ormai tutti qui hanno paura. No, calma, non possiamo... Quale dichiarazione di Zeke, no? Perché c'è un responsabile che si chiama Gianluca Guarnieri che ha aperto il mio Facebook e ha scritto: No. Un outing. Non lo ha. Lo ha aperto. Lo ha aperto. Quello che sappiamo noi è che te, essendo poco furbo, lo hai lasciato aperto. E io no, io sono, capito, io sono puro, sono tranquillo, sono così. Vai a pensare che qualcuno a me vicino facesse così. Ecco, non si vede dietro, perché dietro dall'altra parte. Dietro abbiamo i furbi. Stanno facendo le peggio cose. E allora noi parliamo di cose serie, lasciando perdere. Come va l'Inter? Cosa serie? Ma come puoi ben vedere, il cappellino è anche nero azzurro, quindi... Appunto, c'è tutto quanto... Un po' come il tuo microfono. Ti piace? No, l'ho fatto apposta. È bellissimo. Io curo sempre... Beh, l'Inter... ora speriamo che il presidente faccia qualche bel colpo. I mondiali, de nuoto... Lo so, però... Tu che idea c'hai su sto mondiale? Andar lì, gareggiare, divertirmi, conoscere tutte le fans. Sì, soprattutto. Tu lo sai che Gregorio Paltrinieri c'ha un'amichetta greca su Facebook. Beh, tu sì, ce n'hai sì. Più di una, no? Mille. Ne hai mille. Un fan club 2000. Incredibile. Sì. Però non ti sei ancora fidanzato. No, se no, scusami. Allora, è la notizia. Un bel giovine come te senza fanciulla. Usiamo un attimo la testa, che oltretutto ne hai anche tanta. Se uno ha, come dici te, ha mille fans. E si fidanza con una, le altre 999 appunto. Quindi prenderne una per non prenderne 999. Questa è una filosofia tutta tua. Noi ti vogliamo come Gregorio, insomma, fidanzato, insomma, in un momento di tranquillità, no? Insomma, uno da spiaggia come ti sei presentato oggi, perché sei veramente da spiaggia, no? Così. Arriverà quel momento. Però l'importanza sta bene è fare risultato ai mondiali. Mi raccomando, impegniamoci, perché la prossima video intervista che farò, se adesso mi prende anche il microfono, dimmi, la prossima intervista che farò, ti vorrò, insomma, in coppia col tuo ex sodale, Gregorio Paltrinieri. Beh, tutto dipende da quando farai la prossima intervista. Beh, la faremo a Barcellona, lo possiamo dire? Dichiarazione? Ci vediamo a Barcellona. Alla prossima con Swim Biz, allora. Ciao a tutti.